male. In fondo ERA è una società, una holding, una società pubblica, è un insieme di 51 società, comunque sarà pulita, insomma, e deve essere un organo, un organismo pulito dentro a queste società. E invece no, e invece è successo che noi già 4 anni fa, dal 2009 al 2011, abbiamo fatto un'immensa battaglia, perché avevamo scoperto che dentro ERA, in questa grande scatola di società che è quasi come una matriosca, le società partecipate, Tizio controlla Caio, Caio controlla Sempronio, che ha il 10% di percentuale infilata dentro il 50% di percentuale di controllata, questo è la scatola cinese che creano con le partecipate. Bene, dentro ERA c'era una piccola società chiamata SCR che era coperta da segreto fiduciario. Cioè, significa che dentro questa società noi non potevamo conoscere né i proprietari, né gli amministratori, nessuno, era tutto segreto. Quando invece ERA, che è ovviamente pubblica, dovrebbe avere la trasparenza di tutti gli amministratori di tutte le società che la compongono. E invece no, questa SCR, ma non si sa perché, era tutto segreto. Chi è che rappresentava l'SCR? Quindi chi è che andava nel consiglio di amministrazione di ERA a rappresentare l'SCR? Giovanni Cosentino, il fratello di Nicola Cosentino, arrestato l'altro ieri, proprio in merito a quello che ERA stava combinando con questa partecipata SCR, che era dentro ERACOM Mediterranea, che era dentro un'altra società ancora, appunto tutto riconducibile al gioco di ERA. Bene, noi abbiamo, con le nostre denunce, siamo riusciti ovviamente, facendo pressione su ERA, a fargli togliere questa società, la SCR, nel 2011. L'hanno tolta e quindi l'hanno eliminata. Ma tutti ci dicevano, ma no, Giovanni Cosentino, figuratevi, è pulito, cos'è adesso, solo perché è il fratello di Nicola che ha rapporti con la Camorra, deve essere camorrista pure il fratello? Eh no. E invece si è scoperto, ovviamente, e noi lo sapevamo già, che Giovanni Cosentino era sposato con Maria Diana, che è la figlia di un noto boss camorrista, quindi il legame parentale c'era già con la Camorra. E in più Giovanni Cosentino con questa società aveva degli interessi nel casertano incredibili, e probabilmente è stato anche lui uno di quelli che ha dato la possibilità di inquinare e di ovviamente rovinare tutto quel territorio bellissimo che era una volta, che adesso viene chiamato la terra dei fuochi. Bene, noi con le nostre denunce a questa cosa ci eravamo già arrivati nel 2011. Allora, quello che vi voglio dire è che cittadini informati e persone che hanno la consapevolezza di essere dalla parte giusta, perché hanno studiato e sanno quello che fanno e quello che dicono, alla fine poi le prove del nostro buon lavoro vengono a volte dagli organi di magistratura, a volte dalla Corte dei Conti, a volte dalla Corte Costituzionale, a volte dalla Corte di Giustizia Europea. Chissà perché tutto quello che dice il Movimento 5 Stelle, tutte le battaglie che facciamo sono state sempre riprese, non da noi, non dai nostri elettori o dai semplici cittadini, ma dagli organismi di controllo. Sul finanziamento pubblico ai partiti, la Corte dei Conti ha detto che è una schifezza. Sulla legge elettorale, sul Porcellum, abbiamo dovuto aspettare la Corte Costituzionale.